In occasione del 27 gennaio, giornata della memoria, il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, in collaborazione con il coordinamento Torino Pride dell'Università di Torino, hanno presentato un convegno dal titolo Lo sterminio dimenticato. Sì, abbiamo voluto quest'anno, in questo caso assieme all'Università e al coordinamento dell'associazione LGBT, sottolineare l'importanza degli stermini dimenticati. Lo abbiamo fatto con uno spettacolo teatrale, Io non mi chiamo Miriam, che ha avuto come protagonista un'attrice straordinaria, Anna Maria Guarnieri, per ricordare lo sterminio dei Rom, Sinti e Rom. La popolazione zingara in Europa prima della guerra era di 1 milione di persone, dopo la guerra furono 500.000. 500.000 persone, uomini, donne e bambini, furono sterminati nei campi di concentramento. Le figlie, i gemelli, diciamo, delle coppie Rom venivano affidati alle cure di Josef Mengele, il medico che faceva esperimenti umani e che poi uccideva con un'iniezione di fenolo nel cuore i gemelli per poterli vivisezionare contemporaneamente. Il significato di questo evento? E poi appunto abbiamo deciso con l'università e con il coordinamento dell'associazione di dedicare appunto la giornata della memoria allo sterminio degli omosessuali. 100.000 omosessuali furono deportati nei campi di concentramento, 9.000 di questi persero la vita. Lo facciamo con storici che inquadreranno la situazione, uno sterminio del quale si è parlato pochissimo. Il coordinamento Torino Pride è tra gli organizzatori di questo evento. Cos'è lo sterminio dimenticato? Lo sterminio dimenticato in realtà è l'internamento e l'assassinio di migliaia di persone omosessuali, soprattutto maschi, che venivano portati nei campi di prigionia e nei campi di sterminio in Germania. Non abbiamo grandi numeri rispetto a quella che è stata la deportazione di queste persone. Ci sono stime che parlano di circa 10.000, ma saranno molti di più sicuramente, ma soprattutto il fatto che anche una volta usciti da quei campi hanno vissuto una vita nascosta, perché non hanno potuto dichiararsi, perché non hanno potuto testimoniare quello che era successo nei campi, se non soltanto molto dopo. E quindi ricordiamo un pezzo di una storia tragica del Novecento. Durante questo appuntamento c'è stato anche un video collegamento con Lucy, l'ultima sopravvissuta italiana all'Olocausto. Sì, 94 anni, è stata deportata a Dachau e una volta uscita, dopo molto tempo ha potuto raccontare la sua storia e oggi ne approfittiamo, anche se non sta tanto bene, però ne approfittiamo per averla qui con noi, anche se in video, e perché ci lasci una testimonianza importante di ciò che è stato quel momento lì.